Ok, andiamo a cena, vediamo se c'è qualcosa di interessante da fare. Ma porca miseria, cos'è che dovrei fare? Non capisco! Devo inventarmi un modo per scappare da questa prigione, ma come? Dannazione! Per favore, suggeritemelo! Ehi, sono andato oltre. Sono oltre le cose! Mio Dio, quanto sono pro. Ehi! Come faccio ad andare? Ma scusate, ma... Ah, così posso passare oltre, non so come ho fatto, ma vabbè. Hello? Dammi quello che hai, Joshua. Joshua! Ok, allora facciamo così, aspettiamo che tutti se ne vadano e saccheggio Joshua. Cos'hai qua? Niente, dannazione, stupido Joshua, poveraccio che non sei altro. Alcune volte mi addormento ridendo. What? Sei in prigione e ti addormenti ridendo? Sei un vero uomo allora. Quindi, ehi, ma lì ci sono delle cose parecchio interessanti. Prisoner stash. Potrei trovare un modo per recuperare quello stash. Come cacchio faccio? Come cacchio faccio? Urdo, mi servono degli strumenti. Come ottengo gli strumenti? Diamo un'occhiata alle celle degli altri. Magari che ne so. Niente. Stavo dando un'occhiata al paesaggio. Ecco. Male. Stupide vignette, mi coprite tutto. Ok, mi ha perso. Hello, tu non sai che io ho fatto qualcosa di cattivo a tua moglie. Quindi, allora, ehi là, cos'è sta bella cosa? Lì ci sono le telecamere, molto interessante. Quindi possiamo passare. Ah, questo è dove ci sono le visite, dove la gente può venire qua. Ti voglio tanto bene, anche se uscirai fra tipo mille anni, ti aspetterò forse. Quindi, una job board. Laundry, kitchen, mailman, Joshua, metal shop. Ok, voglio il mailman position. Non posso. Posso andare al metal shop? Metal shop! Voglio andare al metal shop, yes! Quindi spero che al metal shop, trattandosi di metallo o qualcosa di simile, io possa, non lo so, ottenere evening free time, ok? È tempo libero? Cosa posso fare? Vado a dormire, me ne frega niente. Vado a dormire, aspetto il giorno successivo. Dai, dormi, ciccio. Quello che voglio fare è andare in quel metal shop, far finta di fare il figo a, non lo so, a costruire limette per unghie, invece realizzare qualcosa di super figo per uscire e per ritornare dalla mia banda di scagnozzi. Ah, mia banda bassotti. Dai. Posso dormire? Bad shit. Perché mi sono tolto? Perché ho tolto le coperte? Perché hai tolto le coperte? Rimettila a posto, c'hai freddo poi. Evening roll call. Ma come? Sono le 10 di sera. E ci fate fare l'appello? Ma che stress. Go job! Non mi ricordo nemmeno qual è il mio nome. Ottimo. I look around with pride. Bla bla bla. Posso andare a dormire? Che domani mattina ho da mettervela in quel posto facendo le mie cacchiatine col metallo. Dai, come on, lasciatemi andare. Behave today, today è sera. Come on, dai, su. Sono le 11. Ok, ottimo. Lights out. Ottimo. Good job. Ok, let's go. Andiamo a letto. Yes. Andiamo a dormire. E oggi speriamo che sia un giorno migliore. Perché ci hanno chiuso le celle? Sti bastardi. Ok. Ottimo. Forse per non farci scappare. Ma no, ma ancora. Ma l'ho capito. Ci dovete fare, che non so, dare il buongiorno. La colazione in cortile. What the fuck. Ok, abbiamo finito finalmente. Oh yes. Allora, cosa altro abbiamo da fare? Breakfast ancora, ancora colazione. Cristo Dio, mi sto incicciando come una bestia. Basta darmi da mangiare. Ok, food tray. Cosa dovrei fare? Devo sedere? E mangiare? Ok, ho mangiato, contento? Posso buttare sto schifo di coso adesso? Dai, e buttalo! Vabbè, non mi importa, io me ne vado fuori. Corri. Chop chop, Maru. Cosa chop chop? Cosa vuoi da me? Ma sta zi. Hanno lasciato le porte aperte. Ehi, perché non va? Bug, ovviamente. Stanno facendo cazzotti. Qualcuno ha fatto cazzotti. Sì. Oh mio Dio, hanno steso una guardia. Corri. Ho la chiave. Io vorrei, sinceramente, non frippi. Adesso devo andare, poi voglio provare una cosa. Cosa? No, dannazione, mi hanno sgamato con la chiave. Stavo per andare a prendere il lavoro per la divisa. Dio santo. No, why you do this? Why? Adesso sono pure confinato nella cella, solo sto letto, nemmeno gli altri che mi tirano su di morale con le loro palpeggiatine. Colazione ancora, che bello.
Comunque, gente, questo era The Escapists. Penso di continuare... Sta zitta, guardia! Penso di continuare in un prossimo episodio. Spero che mi arrivi qualche commento giù qui da voi, che mi diciate un po' come andare avanti, come qualche consiglio almeno. Non voglio la soluzione completa, ma cacchio, è very easy. Nel tutorial non mi ha spiegato nulla su come scappare da una prigione, ma soltanto su come craftare delle boiatine. Cosa dovrei fare? Intanto pediniamo questa guardia. Ciao, bella guardiola. Quindi, alla prossima, gente. Un saluto da Spigiochi. Spero che mi sappiate dire meglio. Cosa cacchio ci fai nella mia cella? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Vuoi cercare la mia biancheria? Che molestatore che sei. Alla prossima. Ciao ciao. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google+, per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao!